La Quarter Pass in da Selva si conferma appuntamento di grande richiamo in Alta Valle Seriana. Tanti, infatti, più di 1000 i partecipanti datisi appuntamento alle 9 di domenica 25 aprile al centro sportivo dei Prati Mini a Clusone, dove con l'attenta regia del gruppo sportivo Fiorine si è potuto coniugare il piacere di una passeggiata in pineta all'impegno nel sostenere il progetto Kikondi Malawi per la costruzione di un asilo in terra d'Africa, a ricordo di Emilia e Mauro Trussardi. Aspetto molto importante a cui tiene molto il gruppo sportivo Fiorine è questo sostenere il progetto Malawi. Da 4 anni a questa parte questa manifestazione è affiancata anche a sostenere il progetto Malawi. Quindi tutto quello che noi ricaviamo da questa manifestazione, quindi tutto quello che le persone danno all'atto dell'iscrizione viene devoluto al progetto Malawi. Vorrei rassicurare tutte le persone che hanno dato in questi anni il contributo che Tino è giù. Tino è giù perché ormai la sua vita ci ha detto in tutte quelle ormai la sua vita la dedica al Malawi, perché è stato colpito prematuramente dalla morte del figlio e della moglie, quindi dice: il mio scopo di vita è il Malawi. Il plotone dei camminatori si è snodato sui 2 percorsi di 6 e 12 chilometri, animato dallo spirito di grande solidarietà che consentirà ad Agostino Trussardi, anima del progetto, di proseguire nell'opera di costruzione dell'asilo, potendo contare sull'intero ricavato della manifestazione. Podista è podista, una volta si è podista, adesso so mangista. Tu la fai tutta in passeggino? Chi ti spinge, la mamma o il papà? La mamma. Quindi pensa di arrivare? Negli ultimi 10. Oggi? No, forse anche domani. Io sono comunque assessore allo sport del comune di Clusone e quindi avrò un occhio verso tutte le associazioni. E per me le associazioni sono tutte valide e cercherò di fare il meglio per sostenerle tutte. L'Avis, oltre a diffondere una cultura di donazioni e di altruismo, diffonde anche una cultura di stile di vita che al giorno d'oggi naturalmente non guasta.